36 minuti dopo le 11 qui su Radio Dimensione Musica, come già annunciato in precedenza, abbiamo un ospite graditissima, abbiamo con noi infatti Francesca Alotta. Buongiorno Francesca. Ciao, buongiorno a voi, ciao. Oggi sei qui in rappresentanza di un progetto davvero importante che si chiama Musica e Parole 10 in Poesia, un progetto di oro fino però musicato da... ecco, Flaviana Lana. Grazie, non, mi sono persa il nome. No, ideato da Alfredo Rufino, sì. E poi musicato, come dicevi tu, da Flaviana Lana. Parlaci di questo progetto. Tu hai fatto anche un pezzo che poi andremo ad ascoltare, molto bello, con Danilo Brugia di Pianto Antico. Dici, com'è nata questa collaborazione, questa tua idea di partecipare al progetto? Te l'hanno chiesto? Sì, sì, infatti tramite colui che praticamente si è occupato della parte musicale, Giorgio Costantini, grandissimo arrangiatore, straordinario talento musicale, e un mio carissimo amico mi ha detto di questo progetto, che c'era appunto questo interesse, ed la cosa mi ha, devo dire, preso immediatamente, perché ricordo, insomma, quando andavo a scuola non è che molto volentieri ricordassi le poesie, e mi è sembrata un'idea geniale quella di musicare proprio le poesie, che insomma poi alla fine devi imparare a scuola, e sicuramente è un aiuto, perché no? Cioè, sicuramente è molto, molto interessante. Infatti il progetto ha finalità soprattutto didattiche, quindi per favorire un po' gli studenti della scuola secondaria a imparare, insomma, un approccio un po' più gradevole alla poesia, insomma, mediante la canzone. Le poesie sono un po' un tallone di Achille per tutti, credo, soprattutto per chi ha poca memoria. Esatto. E tu, insieme anche ad altri artisti, hai musicato, quindi ci sono poesie di Quasimodo, Foscolo, D'Annunzio, c'è Dante, ci sono veramente tutti. Uh-huh. E voi artisti vi siete messi a cantare queste poesie, rendendo sicuramente più semplice l'approccio con i ragazzi di scuola secondaria, come dicevi tu. Nel tuo caso, Pianto Antico di Giosuè Carducci, quindi voglio dire, una poesia che non è proprio facile, un tema non facile, visto che poi parla della morte del figlio di Carducci, sicuramente sì. Però più, come posso dire, più accettabile musicata. Beh, sicuramente sì, è un testo, cioè, è una poesia veramente molto, molto impegnativa, sì. Molto dura, anche appunto parla di un lutto molto grave, la perdita di un figlio di soli 3 anni, quindi il dolore, insomma, di questa perdita infinita. E credo che effettivamente musicata viene veramente molto più facile anche ricordare la poesia, è veramente una bella iniziativa. Io credo che valga la pena di ascoltarla anche per chi non è più a scuola, ma che ha voglia di rinfrescare un po' la memoria, di sentire comunque incuriosito, insomma, da questa nuova versione. Tra l'altro le musiche sono molto belle, Anna è stata bravissima, ha scritto delle cose, ha fatto una belle musiche, insomma, su queste poesie meravigliose. E qui ti stopperei, perché? Perché abbiamo parlato di questa Pianto Antico che canti con Danilo Brugia. Io direi che è arrivato il momento di andarcela ad ascoltare. Quindi arriva Francesca Alotta, Pianto Antico, per il progetto Musica e Parole. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei vermigli fiori. Nel muto orto solingo rinverdi tutt'ora, e giugno lo ristora di luce e di calore. Tu fior della mia pianta percossa e inaridita, tu dell'inutile vita estremo unico fior. Oh, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, del sol più ti rallegra e ti risveglia amore.
pianta, percossa inaridita, tu dell'inutile vita, estremo unico fiore, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, e il sol più ti rallegra, né ti risvegliamo. Pianto antico, poesia di Giosuè Carducci, cantata da Danilo Brugia e soprattutto Francesca Lotta. Francesca Lotta che è qui con noi oggi. Francesca, come ti sei posta tu per cantare questa poesia? Perché non è poi facile, immagino.